A tutti voi buonasera dal TG Max. In apertura c'è la cronaca: assalto ad un portavalori che consegnava soldi destinati alle pensioni ad un ufficio postale di Martinsicuro. I malviventi hanno esploso colpi di arma da fuoco contro il blindato in fuga. Un agente della sicurezza è stato aggredito. I banditi sono riusciti a portar via un plico contenente circa 100.000 euro. Assalto ad un portavalori questa mattina a Martinsicuro nel piazzale dell'ufficio postale di Via Piemonte. Sul blindato del Livri, che trasportava soldi destinati al pagamento delle pensioni, viaggiavano tre agenti di sicurezza. Ad agire due banditi che indossavano berretti con visiera e occhiali da sole. Hanno aggredito alle spalle, disarmato e picchiato il vigilante sceso per la consegna, rubando il plico contenente circa 100.000 euro. Gli altri due vigilanti hanno attuato il protocollo, chiudendo il mezzo blindato e allontanandosi. A quel punto i due malviventi hanno esploso colpi di pistola semiautomatica che hanno raggiunto il portavalori in due punti nello sportellone posteriore incuranti dei passanti. Poi sono fuggiti a bordo di una Punto rubata a San Benedetto del Tronto. L'utilitaria è stata ritrovata nella vicina via Bolzano, una traversa poco distante dal luogo della rapina. Non si esclude che ad attenderli ci fosse un terzo complice, indagano i carabinieri. Da oggi è percorribile in entrambi i sensi di marcia viale Corrado IV all'Aquila. Il secondo lotto è stato inaugurato questa mattina e i lavori sono costati oltre 1,5 milioni di euro. Taglio del nastro questa mattina per viale Corrado IV, che tornerà quindi a doppio senso di marcia, cambiando radicalmente le abitudini degli automobilisti. Si tratta di un complesso di lavori suddiviso in tre lotti. Il primo, costato 2.525.000 euro, di cui 300.000 stanziati dall'amministrazione comunale e i restanti dalla regione Abruzzo. Il secondo lotto 1.550.000 euro, il terzo oltre 1,2 milioni di euro, per un totale costo dei lavori superiore a 5 milioni di euro. Non è bastato il maltempo di questi giorni, tantomeno i problemi sorti proprio a causa delle piogge e della neve di queste ultime ore, come la rottura del collettore idrico in una zona riaperta da solo qualche mese, a fermare questa inaugurazione che l'intera città aspettava da tempo e che forse realmente renderà più fluida e sicura la viabilità. Abbiamo realizzato sostanzialmente il ripristino del doppio senso di circolazione con la realizzazione non solo delle quattro corsie, ma anche con l'accesso alla piazza del mercato. Abbiamo realizzato le complanari, quindi parcheggi a servizio delle attività commerciali, eccetera, e abbiamo realizzato questa grande rotatoria, che è la terza delle rotatorie che abbiamo su tutto quanto il progetto, che consentirà, nel momento in cui apriremo anche al doppio senso di circolazione le altre strade che fanno parte del comparto, cioè via Piccinini, via Polucci e via Beato Cesidio, consentirà finalmente la realizzazione di quel progetto di riorganizzazione del transito e della mobilità in questa zona, modificando non solo radicalmente l'accesso nella zona ovest della città, ma anche fluidificando e migliorando ovviamente anche tutto quello che concerne la circolazione e il pericolo. Quello che purtroppo mi dispiace è che in questa giornata, che per noi è assolutamente importante perché concretizziamo un risultato fondamentale per la nostra città, ahimè ci troviamo nello stesso tempo, nel primo lotto, a dover procedere a lavori che si sono resi necessari con questa emergenza che si è verificata 2 notti fa per la rottura di un collettore e per il quale, per evitare diciamo, le conseguenze ulteriori, stiamo realizzando questo bypass, e purtroppo lo dobbiamo realizzare su via Corrado IV per alleggerire la zona di rottura. L'ordinanza è pronta, stiamo aspettando che arrivino i vigili urbani, proprio perché abbiamo fatto tutto con grande rapidità e in questi giorni, appunto perché c'è stato un problema legato anche al maltempo, alle nevicate, e quindi non avevamo nemmeno certezza che si potesse concretizzare oggi. Probabilmente sarà domani mattina, però se l'ordinanza è già stata redatta possiamo anche procedere all'apertura oggi. Ma insomma, non sono le 24 ore o le 18 ore di tempo che mi creano grandi problemi. Depositata la sentenza di primo grado sulla mega discarica di Bussi per il Forum delle Acque, la sentenza apre un vero caos normativo e giurisprudenziale sulla potabilità delle acque.
I 19 imputati del processo in corte d'assisi a Chieti per la mega discarica dei veleni di Bussi sul Tirino sono stati assolti dal reato di avvelenamento doloso delle acque di falda perché non vi era alcuna ragione sotto il profilo dell'interesse personale dei singoli imputati, scrivono i giudici, ma anche nell'ottica di una sorta di interesse superiore e unificante, estrinsecante sin direttive date in attuazione della politica di impresa volta a minimizzare i costi per la tutela ambientale che potesse in alcun modo giustificare la scelta volontaria e consapevole di avvelenare le acque di falda ai monti al campo Pozzi. Lo si legge nelle 190 pagine delle motivazioni della sentenza scritta dal presidente d'assise Camillo Romandini e dal giudice all'atere Paolo Di Geronimo che lo scorso 19 dicembre ha chiuso la prima tappa della vicenda. I giudici della Corte d'Assise di Chieti hanno proseguito l'argomentazione che ha declassato l'avvelenamento da doloso incolposo, sul quale poi è intercorsa la prescrizione, spiegando che l'operatore economico, pur avendo sempre di mira la necessità di ridurre spese improduttive, ha un generale prioritario interesse a proseguire la gestione di impresa in maniera tale da non dar luogo a possibili cause impeditive del normale svolgimento dell'attività. La Montedison quindi non ha deliberatamente inquinato, questa la tesi, da un lato perché su Bussi ha avuto una programmazione temporale ampia e certamente non limitata al breve periodo, tale che ove si fosse avuta la certezza di cagionare l'avvelenamento delle acque agendo con dolo diretto, si sarebbero poste le condizioni, scrivono i giudici, per una perdita economica futura ma certa e di notevole quantità, basti solo considerare la possibile perdita di valore del complesso industriale e la maggiore difficoltà dell'eventuale cessione a terzi. Pronto il commento del forum H2O abruzzese. La sentenza del processo di Bussi rischia di essere un macigno sull'applicabilità dei limiti di legge sulle acque potabili e sull'inquinamento e apre al caos normativo e giurisprudenziale. Emergono evidenti discrasie sulla ricostruzione dei fatti, dichiara Augusto De Sanctis, in merito alla contaminazione dei pozzi di acqua potabile. Si parla di superamenti sporadici e limitati delle soglie. Ci sono incongruenze anche sulle valutazioni, prosegue l'esponente del forum H2O abruzzese, che tra i diversi casi segnala che i giudici scrivono che i contaminanti hanno sicuramente reso l'acqua non potabile, mentre più avanti scrivono che l'acqua era sostanzialmente potabile. Il concetto giuridico di sostanzialmente potabile attualmente, dice De Sanctis, ci sfugge. In generale, quella che più preoccupa per le conseguenze che può avere in tutta Italia è la parte della sentenza relativa al rispetto dei limiti di legge sulla potabilità e alla pericolosità per la salute umana derivante dai superamenti degli stessi. Per De Sanctis la sentenza non solo smonta la legislazione italiana in materia di prevenzione, facendo rimanere di fatto solo l'arbitrio, ma addirittura trasforma il principio di precauzione in uno scudo per gli inquinatori. Il forum H2O auspica infine che il ricorso e il giudizio di secondo grado possano ribaltare questa impostazione. La Golden Lady vuole rilanciare il polo di Basciano, dove 330 lavoratori sono in contratto di solidarietà, e trasferirvi la produzione delle calze senza cucitura, prodotto di punta dell'azienda tessile. Dopo mesi di tensione dovuti alla chiusura di due linee produttive e al timore di un brusco ridimensionamento dei livelli occupazionali, l'azienda ha comunicato che proprio nello stabilimento di Basciano sarà avviata una nuova linea di produzione. Ad annunciarlo alle organizzazioni sindacali è stato il vicepresidente della Regione Giovanni Lolli. A stretto giro, ha detto Lolli, la Regione tornerà ad incontrarsi con sindacati, azienda e Confindustria. Il gruppo in quell'occasione spiegherà nel dettaglio i termini del piano di impresa. Giovedì pomeriggio incontro pubblico a Lanciano della Fondazione Mario Negri Sud, interverranno il commissario straordinario e il presidente della Regione. Un futuro per la Fondazione Mario Negri Sud. Questo è il titolo del convegno promosso a Lanciano per giovedì prossimo nella Casa di Conversazione da un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Ricerche Biomediche e Farmacologiche di Santa Maria in Baro, attualmente commissariato a causa dei debiti. Con uno spirito costruttivo, pur fra tante difficoltà e stipendi arretrati di quasi un anno e mezzo, i ricercatori rimasti, meno di un centinaio, credono nella ripresa e nella possibilità di un rilancio delle attività di ricerca e di formazione che hanno fatto sì che il Negri Sud sia stato riconosciuto in Italia e nel mondo come centro di eccellenza internazionale. Con questa convinzione l'obiettivo dell'incontro è di richiamare l'attenzione dei cittadini abruzzesi sul ruolo sociale della ricerca e sul significato della permanenza nel territorio frentano della Fondazione Mario Negri Sud, con il suo patrimonio di competenze e di risorse umane e materiali.
Quello che sentiamo di chiedere alla cittadinanza, scrivono i ricercatori in una nota inviata alla stampa, ma anche alle istituzioni, agli imprenditori, agli esponenti del mondo accademico abruzzesi, che abbiamo sempre percepito vicini in oltre 25 anni di lavoro, è di rafforzare il patto di alleanza con il Centro di Ricerche di Santa Maria in Baro, continuando a credere ora più che mai nel nostro reale contributo alla crescita culturale e sociale di questo territorio. Annunciata all'incontro di giovedì pomeriggio la partecipazione del professor Luciano Fratocchi, commissario straordinario della Fondazione Mario Negri Sud, nominato dal prefetto di Chieti. Anche il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha garantito il suo intervento. La Fondazione promuove iniziative di ricerca per la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente. Le attività scientifiche del centro contribuiscono da oltre 25 anni al progresso della cultura scientifica, alla formazione di giovani ricercatori. Il centro è riconosciuto a livello internazionale per la qualità dei suoi programmi di ricerca e di alta formazione scientifica. Una donna di 51 anni è stata ricoverata all'ospedale di Chieti, gravemente ferita ad una mano che le è rimasta incastrata in un macchinario mentre era al lavoro in un'azienda dolciaria di San Vito Chietino. L'operaia è stata trasportata con l'eliambulanza del 118 per una sindrome da schiacciamento che le ha causato traumi vascolari ad alcune dita. Si è svolto questa mattina a Pescara un sopralluogo per lo spostamento del mercato etnico dalle aree di risulta. Nei giorni scorsi il sindaco aveva incontrato gli operatori per trovare una soluzione condivisa. Dopo l'incontro della scorsa settimana in comune con gli ambulanti, questa mattina il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha effettuato un sopralluogo per lo spostamento del mercato etnico dalle aree di risulta a ridosso della stazione ferroviaria, un problema che dura da oltre 25 anni e non più rinviabile. Da parte degli ambulanti, ha detto il sindaco, abbiamo riscontrato la massima disponibilità allo spostamento, che consentirà non solo un maggiore controllo per ambulanti e frequentatori, ma anche il rispetto delle norme vigenti. Il mercato etnico, come è noto, è un problema per noi perché la pubblica amministrazione ovviamente non può non considerare che in certi luoghi si svolgono attività non proprio commendevoli, ecco che bisogna trovare delle risposte. Noi abbiamo incontrato tuttavia dei rappresentanti del mercato etnico, coloro i quali sono in regola, perché ricordiamo che ovviamente c'è anche chi è in regola, e con loro vogliamo discutere sulla opportunità, sulla necessità di procedere ad una delocalizzazione. Quello di oggi è un sopralluogo, è un primo inizio di percorso per vedere con i nostri occhi appunto lo stato dei luoghi. È chiaro che questo è lo stato dei luoghi attuale, dovremo con gli uffici svolgere degli approfondimenti dal punto di vista squisitamente tecnico, anche se vogliamo in ordine alle dimensioni necessarie per verificare se queste operazioni si possono o meno fare. Ed ora ci spostiamo a Vasto, dove questa mattina si è insediato il nuovo capo della Procura, Giampiero Di Florio. Si è insediato ufficialmente stamani Giampiero Di Florio, il nuovo capo della Procura di Vasto. Giuramento e cerimonia di presa in possesso presiedute dal neo presidente del Tribunale Bruno Gian Giacomo. Entrambi i magistrati hanno detto: non vogliamo essere i commissari liquidatori del Tribunale di Vasto. Dottor Di Florio, le prime impressioni, quale situazione ha trovato alla Procura di Vasto? Guardi, la Procura di Vasto, le dico la verità, ancora non ho avuto la possibilità di esaminare con attenzione i numeri dell'ufficio, ho visto il progetto organizzativo, ma è un buon ufficio. Ha già preso possesso dell'ufficio? Ha fatto conoscenza dei colleghi? Ho fatto conoscenza dei colleghi, ho fatto conoscenza del personale, nei prossimi giorni li incontrerò tutti, ho ancora gli scatoloni nella stanza, ma il tempo necessario di attrezzare. Nel suo discorso di insediamento ha detto che questo è un tribunale di confine, una procura di confine che dovrà rimanere aperta. Ma guardi, ho detto prima facendo una battuta che non mi sento un commissario liquidatore della procura di Vasto, vorrei non accompagnare io la chiusura di questo ufficio giudiziario, ma molto dipenderà dal lavoro che faremo e da ciò che saremo in grado di fare. Tutto, vi ricordo che servizi, approfondimenti e programmi sono disponibili sul nostro sito internet tgmax.it. Grazie dell'attenzione e arrivederci a domani.